Buonasera, mezzanotte e 38 minuti, benvenuti a questa breve edizione del telegiornale della notte. In primo piano l'incontro di Amsterdam fra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Al centro del vertice il trattato di Schengen che sembra ogni giorno più vacillare per l'emergenza profughi. Sul tavolo due opzioni, salvare il diritto alla libera circolazione o chiudere le frontiere per 2 anni. Schengen per ora è salvo, ha detto il ministro Alfano, che ipotizza la creazione di 1 o più centri di identificazione anche nel nord-est. Di parere opposto ad Alfano, il suo omologo austriaco Johanna Mikl-Leitner, secondo la quale l'accordo sarebbe per saltare diversi paesi, fra cui Germania ed Austria, che hanno ripristinato temporaneamente i controlli interni, chiedono l'applicazione dell'articolo 26 del trattato, che prevede una sospensione dello stesso per 2 anni. L'Italia ha un debito pubblico ancora troppo elevato che presenta rischi di sostenibilità nel medio periodo, così si è espressa la Commissione europea nel rapporto annuale sullo stato della finanza pubblica nei paesi dell'Unione. Per il nostro Ministero dell'Economia il rapporto conferma che non ci sono rischi nel breve periodo, ovvero per i prossimi 3 anni. Nel 2016 è previsto per la prima volta il calo del debito pubblico dopo 8 anni. Ed è stato un inizio di settimana difficile. A Piazza Affari, che ha chiuso in calo del 2,03%, vero e proprio tracollo per i titoli bancari nel pieno di un quadro molto incerto e con ricorrenti voci di acquisizioni. Il Banco Popolare ha perso il 7%, Unicredit il 6,4%, Popolare di Milano il 6,2% e Montepaschi 3,3%. Il governo è intanto al lavoro sul decreto di riforma delle banche cooperative che approderà il 28 in Consiglio dei Ministri. Attesa poi per l'esito dell'incontro a Bruxelles del ministro Padoan con la commissaria europea Vestager sulla cosiddetta bad bank, che dovrebbe alleggerire i bilanci delle banche dai crediti inesigibili. E siamo alla visita ufficiale a Roma del presidente iraniano Rouhani. Oggi gli incontri con Mattarella e Renzi, al centro dei colloqui soprattutto gli accordi commerciali ed economici fra Italia ed Iran per un valore complessivo di 17 miliardi di euro. Contro il terrorismo serve una grande coesione internazionale, ha detto Rouhani al Quirinale. Sui diritti umani le nostre posizioni sono distanti, ma abbiamo dimostrato di sapere dialogare e discutere, ha detto il premier Renzi nel corso dell'incontro di questa sera in Campidoglio. Domani Rouhani sarà in Vaticano da Papa Francesco. E in attesa dell'inizio dell'esame del testo sulle unioni civili al Senato, previsto per giovedì, il Partito Democratico cerca un'unità interna che sembra difficile da ottenere. Così tra qualche ora, domattina alle 10, il gruppo Dem al Senato si riunirà per trovare l'intesa sul punto più controverso, quello relativo alla stepchild. Intanto per sabato i cattolici si sono dati appuntamento al Circo Massimo a Roma per il Family Day per dire no proprio alle adozioni nelle coppie omosessuali, ma sulle dinamiche politiche comunque peseranno anche le parole pronunciate dal presidente della conferenza episcopale, il cardinale Angelo Bagnasco, che dice: i figli non sono mai un diritto e la famiglia resta centrale. E questa sarà una notte di ricerche nel Frusinate per individuare l'italiano di circa 40 anni che con un fucile giocattolo stasera ha seminato il panico tra la folla della stazione Termini di Roma prima di salire su un treno. Non c'è ancora nulla di definito nella storia cominciata dopo le 19, quando alcune persone hanno avvistato l'uomo che armato si aggirava per i corridoi della stazione. I treni sono stati fermati, i viaggiatori sono stati evacuati, decine tra poliziotti e carabinieri hanno perlustrato ogni angolo per poi scoprire che l'uomo aveva preso un treno per Anagni. Lì un carabiniere, ignaro della caccia in corso, lo avrebbe bloccato per poi lasciarlo andare dopo averlo redarguito per l'arma giocattolo. Ed ora le ricerche continuano. Bene, era l'ultima notizia. Vi ricordo che l'informazione torna alle 6.30 con le Morning News e quindi alle 7.30 la prima edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.